ci troviamo proprio qui allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia questa sera, ore 21, Pescara-Carpi. Il Pescara vuole tornare a flirtare con il successo, una grande occasione per rilanciare le proprie ambizioni. Il Carpi è una squadra sicuramente ispida, come l'ha definita ieri in conferenza stampa Beppe Pillon, ma seguiamo le probabili novità nel servizio. Fuori Fiorillo, Campagnaro, Antonucci, oltre ai Lungo, De Genti, Capone e Canutè. Recuperati Balzano e l'ex Memusciai. Esordio assoluto in campionato per Gennaro Scognamiglio. Quattro centrocampisti per tre maglie. Melegoni in vantaggio su Macin. Questo dunque il probabile 11 castrati tre pali. Balzano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso in difesa. Memusciai, Brugman, Melegoni a centrocampo. In attacco Marras e Mancuso a supporto di Monachello. Per contro il Carpi, 10 punti in classifica, di cui, attenzione, 7 conquistati in trasferta, vittorie a Perugia e a Padova e pari allo Scida di Crotone. 11 gol realizzati, peggio ha fatto il Livorno con 8, 21 subiti, appena meglio del Padova che ne ha incassati 23. Indisponibili Piu, Wilmots, i portieri Colombi per squalifica, l'ex Serraiocco causa infortunio, tesserato lo svincolato Piscitelli, classe 93, che dunque debutterà. 4-4-1-1 il sistema di gioco, appunto Piscitelli tre pali, Pacionic, Poli, il rientrante Sabbione e Buongiorno in difesa, Jelenic, l'ex Piscitella sulle fasce, Mbaye e Pasciuti nel cuore del reparto nevralgico, sulla tre quarti Concas alle spalle di Mokulu, il tecnico Fabrizio Castori. Tanto io ci siamo affrontati quando lui era a Treviso e ha detto che è passato qualche anno e sarebbe un piacere ritrovarlo, un attore bravissimo, un attore esperto, molto equilibrato e lo dimostrano i risultati per lui. Quando io rilevai il Carpi, arrivava una squadra appunto che aveva dei criteri giusti di concepimento dell'aspetto tattico soprattutto. I risultati del Pescara ne stanno a confermare e testimoniare il suo valore. Per noi una partita difficile come lo sono tutte, perché alla fine è sempre così. Certo, il mister è un ex importante, tra l'altro ha conquistato la prima storica salvezza in Serie B del Carpi, quindi ricordi straordinari. Poi che cosa è successo a fine campionato? Lei subentrò a Vecchi, fece un grande lavoro sfiorando anche i playoff. Non ci siamo messi d'accordo a livello economico. L'anno dopo Castore è andato in A, perciò glielo chiesto. Era lì che dovevo, che c'era anche la possibilità che c'era questa finestra aperta qua. Io ero lungigato da questa cosa qua, dopo le scelte sono state diverse, ma però mi sono trovato molto bene lì, una società seria, c'era il direttore Giuntoli che è bravissimo anche lui, no, mi sono trovato, devo dire, molto molto bene. Appuntamento dunque questa sera alle 21 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara Carpi, arbitro ricordiamo Maggioni.